L'altra lezione abbiamo dato la definizione di funzioni integrabili secondo Riemann, abbiamo dato un paio di esempi e adesso vogliamo vedere che prima cosa le funzioni integrabili secondo Riemann sono stabili rispetto alle combinazioni lineari e per seconda cosa vogliamo dimostrare che un'intera categoria di funzioni, cominciamo a vedere un po' quali funzioni sono sicuramente integrabili secondo Riemann. Allora, cosa intendo dire quando dico che le funzioni integrabili secondo Riemann sono stabili rispetto alle combinazioni lineari? Intendo dire i seguenti due teoremi. Teorema 1. Allora, siano f e g due funzioni integrabili secondo Riemann su R. Allora, f più g appartiene a Riemann di R, inoltre integrale f di x più g di x di x è uguale all'integrale di f di x più l'integrale inoltre prendiamo lambda appartenente a R, inoltre sia lambda appartenente a R, allora lambda F è integrabile secondo Riemann su R e integrale di lambda F è uguale a lambda O integrale di F. Cioè questo chiamiamo teorema e basta. Poi scriviamo corollario, se no lambda e mu, numeri reali, f e g, integrabili secondo Riemann su R, allora lambda f più mu g è integrabile secondo Riemann su R. Lambda F mu g qua lambda O integrale di F più mu O integrale. Oh, che questo sia un corollario di questo teorema è banale, perché basta semplicemente applicare il teorema precedente con f, lambda, g e mu separatamente e poi applicate, quindi avete che l'integrale di lambda f sarà uguale a lambda volte l'integrale di f, l'integrale di mu g sarà uguale a mu volte l'integrale di g, poi applicate il teorema che è l'integrale della somma, la somma degli integrali e ottenete questo. Ok? La dimostrazione di questo teorema è facile, adesso la facciamo, però cerchiamo di capirne prima la portata. La portata del teorema è che io, una volta che ho delle funzioni integrabili secondo Riemann, per esempio l'altra volta cosa avevo visto? Che la funzione x tra 0 e 1 e 0 fuori era integrabile secondo Riemann, la funzione x quadro tra 0 e 1 e 0 fuori era integrabile secondo Riemann. Allora per esempio anche la funzione x più x quadro, oppure la funzione 5x, oppure la funzione 7x quadro, oppure 5x più 7x quadro e 0 fuori dell'intervallo 0, 1 saranno integrabili secondo Riemann. Chiaro? Ok. Quindi una volta a disposizione alcune, che avrò a disposizione alcune funzioni integrabili secondo Riemann, posso fare una combinazione lineare e ottengo delle nuove funzioni integrabili secondo Riemann. Andiamo a fare la dimostrazione. Cominciamo con la somma.
Allora chiamo chiamiamo I1 integrale di f in dx e chiamiamo I2 integrale di g in dx per brevità. Poi diciamo sia epsilon maggiore di 0. Ma noi sappiamo che esistono φ1 minore o uguale di f minore o uguale di φ2 e ψ1 minore o uguale di g minore o uguale di ψ2 tali che φ1, φ2, ψ1 e ψ2 sono funzioni semplici. E tali che inoltre lo scriviamo qua sotto integrale di φ1 sia maggiore di P1 meno epsilon integrale meno epsilon mezzi, vai, di ψ1 sia maggiore di P2 meno epsilon mezzo. L'integrale di φ2 sia minore di P1 più epsilon mezzo e l'integrale di ψ2 sia minore di più epsilon mezzi. Questo perché, se vi ricordate, il fatto che f sia integrabile vuol dire che, diciamo, l'integrale di f deve coincidere con l'estremo superiore dell'integrale delle funzioni a scalino minoranti e con l'estremo inferiore delle funzioni a scalino, dell'integrale delle funzioni a scalino maggioranti. Quindi fissato epsilon, I1 meno epsilon mezzi, che è l'estremo superiore degli integrali delle funzioni a scalino minoranti, I1, I1 meno epsilon mezzi non lo è più, perché l'estremo superiore vuol dire minimo dei maggioranti. Quindi esiste una funzione a scalino minoranti f, I1 minore o uguale di f, tale che il suo integrale sia maggiore di I1 meno epsilon mezzi. Per lo stesso motivo, analogo motivo, esiste una funzione a scalino maggiorante f, tale che l'integrale di φ2 sia poco più di 1, cioè minore di 1 più epsilon. Similmente per la g. Adesso se io vado a fare la somma di queste due disuguaglianze, cosa ottengo? Ottengo che φ1 più ψ1 è minore o uguale di f più g, che è minore o uguale di φ2 più ψ2. Questo, quando non scrivo la x, vuol dire che vale per ogni x a parte da f. E poi φ1 più φ2 e φ1 più ψ1, scusate, e φ2 più ψ2 sono anche queste funzioni a scalino, perché sono somma di funzioni a scalino. Allora, però quando vado a sommare le disuguaglianze, cosa ottengo? Ottengo che l'integrale di φ1 di x più ψ1 di x dx, questo è maggiore di I1 più I2 meno epsilon. Vedete, se qua faccio la somma, questo più questo, che l'integrale sia lineare sulle funzioni a scalino già lo sappiamo, quindi posso scrivere l'integrale della somma invece che scrivere la somma degli integrali, è maggiore di questo più la somma di questi che fa meno epsilon. Similmente l'integrale di φ2 di x più ψ2 di x in dx è minore
I1 più I2 più Epsilon. Questo che vuol dire? Qui Epsilon è un numero piccolo e arbitrario. Questo che vuol dire? Vuol dire che sicuramente l'estremo superiore degli integrali le voglio chiamare con un'altra lettera, chiamiamola non mi viene la lettera greca opportuna, diciamo integrale delle funzioni tau di x e x, tale che tau è una funzione a scalino e tau è minore o uguale di f, e questo qua è maggiore o uguale di I1 più I2. E qua il motivo: questa qua è una funzione a scalino? Sì. È minore o uguale di f? Sì. Il suo integrale è maggiore di I1 meno I2 meno epsilon. Quando ripeto questo discorso alla variabile di epsilon e vado a fare l'estremo superiore, certamente questo estremo superiore deve essere superiore a I1 più I2. Io epsilon lo posso prendere piccolo quando mi pare. Similmente, se io vado a vedere l'estremo inferiore degli integrali delle funzioni a scalino maggioranti la f, questo qua è più piccolo di I1 più I2, maggioranti f più g, scusate, maggioranti f più g, e questa funzione è minore di f più g. Beh, tra le funzioni maggiori di f più g ci sta la φ2 più ψ2, ma questa funzione qui è una funzione a scalino il cui integrale è minore di I1 più I2 più f. Allora, quando, diciamo, ripeto il discorso e faccio tendere epsilon a 0, posso farlo, e quindi quando vado a fare l'estremo inferiore, sicuramente questo estremo inferiore è minore o uguale di 1 più. Siccome però l'estremo inferiore degli integrali delle funzioni a scalino maggioranti è sempre maggiore o uguale dell'estremo superiore dell'integrale delle funzioni a scalino minoranti, se vi ricordate, quelle due classi numeriche erano separate, quello che non sapevamo non era che non fossero separate, non sapevamo se erano contigue, ma in realtà qua c'è scritto I1 più I2 deve essere maggiore o uguale di questo, che deve essere maggiore o uguale di questo, che deve essere maggiore o uguale di 1 più I2, vuol dire che tutti questi numeri devono essere per forza uguali, ok? E quindi questo mi dice, quindi f più g è una funzione integrabile secondo Riemann su R, e l'integrale di f più g uguale I1 più I2, cioè esattamente, se andate a sostituire adesso, uguale esattamente all'integrale di f più l'integrale di g. Ve lo ridico allora, questa cosa la dovete cercare di studiare, cercare soprattutto di capire, perché è una dimostrazione estremamente semplice. Ve la ridico in termini, diciamo, più a parole. Supponiamo che l'integrale di f facesse 5, faccia 5, e supponiamo che l'integrale di g faccia 7. Allora voi avete una funzione a scalino da sotto che il cui integrale fa per esempio 4,99. È una funzione a scalino da sopra rispetto a f, perché il cui integrale fa 5,01, ok? Similmente con la g avrete un'altra funzione a scalino da sotto il cui integrale fa 6,99, e una funzione a scalino da sopra il cui integrale fa 7,01. Quando andate a fare la somma di queste funzioni a scalino, cioè φ1 più ψ1 e φ2 più ψ2 da sotto e da sopra rispettivamente, vi ritrovate con due funzioni a scalino che rispetto a f più g una sta sotto e una sta sopra. Una ci avrà integrale maggiore di 11,98, perché 4,99 più 6,99 fa 11,98, e l'altra ci avrà integrale minore di 12,02. Mo,
f più g che sta in mezzo, che integrale può avere? Se ce l'ha, sarà compreso tra 11,98 e 12,02. Allora uno dice, vabbè, però noi non sappiamo se poi quelli veramente vanno a coincidere. Certo che vanno a coincidere, perché il discorso che epsilon, quando io l'ho visto, maggiore di 0 è arbitrario, cioè posso ripetere il discorso non con 10 alla meno 2, lo posso ripetere con 10 alla meno 3, con 10 alla meno 4, con 10 alla meno 13, con... quindi alla fine avrò tante funzioni a scalino da sotto che avranno integrale sempre più vicino a questo. Quando vado a fare l'estremo superiore mi verrà esattamente questo, potrebbe venire pure di più, non mi interessa, così come quando faccio per l'estremo inferiore mi viene non più di 1 più di 2, potrebbe venire più, pure di meno, non mi interessa, perché tanto lo so che siccome questo è più grande di questo, questo fa 1 più di 2, quello fa 1 più di 2, quindi devono venire tutti quanti esattamente di 1 più di 2. Non può essere che quando vado a fare l'estremo inferiore da sotto mi viene 11 e quello superiore da sopra mi viene 13, perché sono classi separate, quindi l'estremo superiore di quello di sotto farà 12, poi l'estremo inferiore di quello di sotto farà 12, nel caso dell'esempio che stavo facendo. È chiaro? Quindi non c'è nulla di complicato. Andiamo a fare l'altro caso, perché dobbiamo anche dimostrare che se io prendo una funzione e la moltiplico per una costante, una funzione integrabile secondo Riemann, non solo rimane integrabile secondo Riemann, ma l'integrale di lambda f deve fare lambda volte l'integrale di f. Allora, osservazione la dimostrazione la faccio qui sopra perché è più corta. Allora, la dimostrazione di questo secondo caso è: se lambda è uguale a 0, la tesi è ovvia. È ovvia perché se lambda è uguale a 0 c'è scritto che l'integrale della funzione è nulla, fa 0. Andiamo a fare il caso lambda positivo. Allora, fissiamo il solito epsilon maggiore di 0 e noi sappiamo che esiste φ1 appartenente alle funzioni a scalino minoranti la f. Scrivo così perché tanto ormai l'abbiamo definito l'altra volta, s meno di s. φ2 stavolta appartenente a s più di f, tali che l'integrale di φ1 di x in dx, allora come al solito chiamo I1 l'integrale di f di x in dx, allora che questo sia maggiore di I1 meno epsilon fratto lambda. Posso farlo? Sì, perché lambda è diverso da 0, è maggiore di 0. Maggiore di 0 mi serve così questo numero viene negativo e posso avere la maggiorazione, perché I1 meno epsilon su lambda è un po' più piccolo di 1. I1 era l'estremo superiore di questi integrali, quindi I1 meno epsilon su lambda non lo è più, quindi deve stare un elemento tra questi integrali più grande di questo. L'integrale di φ2 invece vogliamo che sia, φ2 la prendiamo in maniera tale che l'integrale sia minore di I2 più epsilon su lambda. Adesso andiamo a prendere, ovviamente lambda φ1 è più piccolo di lambda f, che è più piccolo di lambda φ2. Per quale motivo? F era compreso tra φ1 e φ2, quando moltiplico per lambda, lambda è positivo, le disuguaglianze rimangono uguali. Adesso l'integrale di lambda φ1 è uguale a lambda volte l'integrale di φ1
in x che è maggiore di lambda i1 meno epsilon, perché se moltiplico questo per lambda viene lambda i1 meno epsilon. Poi l'integrale lambda fi2 in dx, questo è uguale a lambda volte integrale di fi2. Perché posso portare fuori il lambda? Perché sulle funzioni a scalino, questo l'avevo già dimostrato, questa non è una funzione qualunque, se no sembra che sia una tautologia, è una funzione a scalino, sulle funzioni a scalino si poteva portare fuori il lambda. E questo è minore di lambda i2 più epsilon. Andiamo a cancellare qua. Allora, vedete, io per ogni epsilon ho trovato una funzione a scalino lambda fi1 minorante lambda f, tale che l'integrale della funzione a scalino maggiorante è maggiore di lambda i meno epsilon. Una funzione a scalino maggiorante, tale che l'integrale della funzione a scalino maggiorante è minore di lambda i2 più epsilon, che significa che questa funzione è integrabile secondo la rima su R, e questo integrale è uguale a lambda i1, cioè andando a sostituire lambda per l'integrale. È esattamente lo stesso ragionamento di quando faccio l'estremo superiore di quelli da sotto, mi verrà lambda, scusate, qua era sempre i1, no? Perché non ci stava g, potevo chiamarlo i e basta, però ormai l'ho scritto io, e quindi l'integrale farà di lambda f, farà lambda integrale di f. Ok. Uno dice abbiamo finito, no, perché che caso manca? Ci manca un caso, quale caso? Quello che lambda è negativo. Cioè ci manca ancora un caso, io posso portare fuori la costante 0, posso portare fuori la costante, una costante, qualunque costante positiva, posso, allora mi manca un il caso in cui la costante lambda è negativa. Quindi basta. Per completare la dimostrazione, basta considerare il caso lambda uguale meno 1. Perché? Perché delle costanti negative mi interessa solo meno 1? Perché se io devo tirare fuori meno 7, tiro fuori prima il meno 1 e poi tiro fuori il 7. Il 7 lo posso tirare fuori perché era positivo, visto lì. Quindi per completare le dimostrazioni, la dimostrazione, basta considerare il caso lambda uguale a meno 1. Allora, come al solito, chiamiamo i l'integrale di f, poi abbiamo fi1 appartenente a s meno di f, f f2 appartenente a s più di f, tali che l'integrale di f1 in dx è minore di, è maggiore di i1 meno epsilon, l'ho chiamato i, quindi di i meno epsilon, e l'integrale di f2 è minore di i2 di i1 sempre i più epsilon. Ok? Allora qui adesso se andiamo a prendere la funzione meno f, meno f sarà compresa tra chi? Tra meno fi2 e meno fi1, no no, e quando io moltiplico per meno 1 che mi succede? Che le disuguaglianze stavolta si rovesciano. Però l'integrale di meno fi2 di x in dx è uguale a meno l'integrale di fi2
grande X, che quando qua cambio segno, questo era minore di I più epsilon, quindi cambiando segno questo è maggiore di meno I meno epsilon. Viceversa, l'integrale di meno fi 1 è uguale a meno l'integrale di fi 1, e questo era maggiore, cambiando segno diventa minore di meno i più epsilon. Allora io dico che la dimostrazione è finita, perché? Allora vedete, io ho trovato una funzione, allora questa è una funzione a scalino maggiorante e questa è una funzione a scalino minorante, meno f. Poi l'integrale della funzione a scalino minorante è minore di meno i, scusate, l'integrale della funzione a scalino minorante è maggiore di meno i meno epsilon. L'integrale della funzione a scalino maggiorante è minore di meno i più epsilon. Che significa? Che meno f è integrabile e l'integrale fa meno i. Semplicemente le disuguaglianze sono scalari. Quindi quella che prima stava di sotto adesso sta di sotto. Cioè, in buone parole, se l'integrale di f faceva 5, voi c'eravate una funzione a scalino da sotto che aveva integrale 4,99, la funzione a scalino da sopra aveva integrale 5,01. Quando andate a cambiare segno a tutto, la funzione a scalino, quando passate a quella di segno opposto, quella che stava sotto passa sopra, l'integrale sarà più grande, sarà meno 4,99, che è più grande di meno 5. L'integrale di quella che stava sopra, che era 5,01, diventa, passa sotto e diventa, il suo integrale diventa meno 5,01. Però vedete che l'integrale, la funzione meno f è sempre compresa tra due funzioni a scalino il cui integrale ha una differenza che è pari a 0,02. 0,02 per dire un epsilon abbastanza piccolo, l'epsilon posso ripetere, è generico, maggiore di 0, posso, è arbitrario, per l'arbitrarietà di epsilon cosa segue? Segue l'estremo superiore dell'integrale della funzione a scalino minorante uguale all'estremo inferiore dell'integrale della funzione a scalino maggiorante, e fanno ambe due meno i. Nel caso dell'esempio che stavo dicendo farà meno 5. Chiaro? Ok. Quindi fino a qui poco male. Ora però c'è un problema un po' più serio. Allora, quali sono delle funzioni a scalino, delle funzioni integrabili secondo Riemann? Per esempio, l'altra volta abbiamo dato due esempi. La funzione x compresa tra 0, diciamo per x compresa tra 0 e 1, 0 fuori. Allora, cancello e prendiamo, vi ricordo l'esempio, già visto. Allora, se f di x è uguale a x quando x è compreso tra 0 e 1 e 0 se x non appartiene a 0 e 1, allora integrale di f di x faceva, quando faceva? Lo ricordate? Quando faceva questa integrale? Un mezzo. Uh,
Se invece ci mettiamo in squadro, poi lo riscrivete, io lo dico solo qua. Allora, integrale da zero. Ok? Quindi qua non è tanto quanto faccio l'integrale, è il fatto che abbiamo dimostrato a mano proprio, cioè trovando le funzioni a scalino maggioranti e minoranti, delle funzioni a scalino opportune maggioranti e minoranti, abbiamo dimostrato che queste funzioni sono integrabili secondo me. Oh, questa funzione per esempio com'è? Allora, questa funzione è continua tranne nel punto 1. Nel punto 1 il limite da sinistra fa. Il limite da sinistra fa 1, il valore della funzione e il limite da destra fa 0. Ok? Però è limitata. Se vi ricordate, una funzione per essere integrabile secondo limite deve essere per forza limitata. Allora, lasciamo perdere il fatto che questa funzione ha un punto di discontinuità. Anche le funzioni a scalino hanno tanti punti di discontinuità. Però uno potrebbe pensare, prendiamo una funzione che sia continua e nulla fuori di un intervallo. Secondo voi questa funzione sarà integrabile secondo Riemann? A intuito? Sì o no? Buttatevi là. E stavolta c'è indovina. Sì, è integrabile secondo. Allora l'idea sarebbe quella delle somme di Riemann, cioè io cosa faccio? Per approssimare la mia funzione io cosa so? Allora, faccio solo questo pezzetto qua. Cosa so? Io voglio approssimare la mia funzione dal basso e dall'alto con delle funzioni a scalino. Quando lo faccio, ovviamente può succedere che ci siano delle differenze. Queste differenze si trasformeranno in differenze negli integrali e quindi questa che io sto tratteggiando di bianco col gesso, che cosa mi rappresenta? Mi rappresenta la zona la cui area rappresenterà l'integrale della differenza di P2 meno P. Io voglio che questo sia piccolo. Se vi ricordate, condizione necessaria e sufficiente affinché la funzione sia integrabile secondo Riemann è che per ogni epsilon esista P2 maggiorato, P1 minorato e scalino tali che l'integrale della differenza sia meno di epsilon. Quindi quest'area deve essere minore di epsilon. E similmente dalla prima. Ora, perché quest'area dovrebbe essere minore di epsilon? Allora l'idea è ricordiamoci della definizione di funzione continua. Io so che se x meno x con 0, diciamo sia epsilon maggiore di 0, allora io so che esiste un delta maggiore di 0 tale che se x meno x con 0 è minore di delta, allora f di x meno f di x con 0 è minore di epsilon. Questo cosa mi dice? Mi dice che quando, supponiamo che io qua sto nel punto, in un punto che chiamo x con 0, se questo intervallino lo prendo minore di delta, il valore massimo e il valore minimo della funzione su questo intervallino, se lo prendo chiuso, la funzione non oscillerà più di epsilon grazie a questa disuguaglianza. Quindi io cosa posso realmente far diventare minore di epsilon? Questa altezza qui. Però ci sono due problemi.
un problema che io non voglio che sia meno di epsilon l'altezza, ma voglio che sia meno di epsilon l'area. Però uno che cosa dice? Questo non è un problema grave. Per quale motivo? Io so che la mia funzione è nulla fuori di un intervallo. La base dell'intervallo sarà l'intervallo B. Questo intervallo sarà B. Allora, che vuol dire? L'intervallo AB è lungo B meno A. Quando io vado a fare la somma di queste aree, voi cosa avete? Che avete le altezze per le basi. Ma se tutte le altezze fossero minori di epsilon, allora metto in evidenza epsilon e faccio la somma delle basi, ma la somma delle basi non può superare la lunghezza di tutto l'intervallo. Quindi la base in totale quanto può fare? B, al massimo B meno A. Basta che l'altezza, invece di prendere epsilon, prendo epsilon fratto B meno A e sto a posto. Diciamo che se questo è 100, invece di prendere epsilon qua, prendo epsilon su 100. 100 per epsilon su 100 sicuramente è minore di epsilon. Questo è un problema, quindi però non è un problema grave. Poi lo scriveremo formalmente. C'è un altro problema un po' più serio. Il discorso è che questo epsilon, questo delta, da chi dipende? È un delta che dipende da x con 0 e da epsilon. E questo è un problema un po' più serio. Per quale motivo? Che se io mi metto vicino al punto x con 0, questo intervallino deve essere lungo non più di delta, mettiamo che delta viene 10 alla meno 3. Mi metto su un altro x con 0, delta viene 10 alla meno 4. Mi metto su un altro x con 0, delta viene 10 alla meno 2. Cioè, a seconda di dove mi metto, l'intervallino lo posso prendere più ampio o meno ampio, però non lo so se mi va bene, perché magari ci sono dei punti dove questa cosa diventa sempre più piccola e io non ce la faccio. Quindi la variabilità, questa dipendenza di delta da x con 0, questo è un problema più serio. Quindi questo ragionamento va bene, ma deve essere un po' perfezionato. Allora, per essere perfezionato dobbiamo introdurre dei concetti nuovi, ok? Dobbiamo introdurre il concetto di uniforme continuità e dobbiamo introdurre, poi a quel punto ci troviamo e introduciamo il concetto di lipschitzianità e di herderianità. Visto che ci siamo, quelli sono, ce li troveremo per analisi. Allora, vediamo un po' che lo so. Sì, ce l'abbiamo. Andiamo. Oh, cancello qua perché mi è più comoda questa lavagna, oltretutto devo cancellare di meno. Allora, supponiamo di avere una funzione f da x, poi lo facciamo, lo riscriviamo in r. Per adesso supponiamo che sia da x in y. X è uno spazio metrico con la sua distanza. E y è un altro spazio metrico con la sua distanza. Vi ricordo, vi riscrivo cosa significa f continua. F da x in y si dice continua nel punto x con 0, se sono 6 per definizione, continua qua, per ogni epsilon maggiore di 0 esiste un delta uguale delta di x con 0 epsilon tale che maggiore di 0 tale che
se la distanza di x da x con 0 è minore di delta, allora la distanza di f di x da f di x con 0 è minore di epsilon. Questo è il concetto di funzione continua in generale tra qualunque spazio medio, tra qualunque coppia di spazi medi. Poi f si dice continua se solo serve la definizione f è continua in x con 0, però x con 0 appartiene. Quindi cos'è una funzione continua? Una funzione che continua ogni punto. Però rimane il fatto che quando vado a scrivere questa disuguaglianza per ogni epsilon esiste un delta, il mio delta dipende scusate, da epsilon e da x con 0. Dipende da epsilon e da x con 0. Ok? Adesso andiamo a dare un'altra definizione. Lo scrivo in questo modo perché voglio che questo concetto rimanga ben impresso in maniera generale, perché poi ci servirà pure per analisi 2. Questa è una bella definizione, eh? Beh, non è il documento economico finanziario del governo, è la definizione. Adesso diamo un'altra def. Siamo nella stessa situazione. F da x in y si dice uniformemente continua se solo se per definizione per ogni epsilon esiste un delta tale che se la distanza di x da y è minore di delta, allora la distanza nello spazio di arrivo di f di x da f di y è minore di epsilon. Qua i due punti è naturale chiamarli x e y, però c'è un minimo di ambiguità perché gli spazi grandi sono invece lo spazio di partenza è x grande e lo spazio di arrivo è y grande, quindi x e y stanno tutti in x grande. Se distano meno di delta, le loro immagini devono distare meno di epsilon. Ora qua era x, avevo scritto bene, semplicemente quando ho letto male. Delta dipende da epsilon x con 0, e qua se la distanza di x da x con 0 è minore di delta, io ho scritto bene. Ok, allora lo ripeto, vediamo se riuscite a capire. Una funzione continua per ogni epsilon esiste un delta, delta dipende da x con 0 da epsilon, tale che se la distanza di partenza è minore di delta, la distanza in arrivo, distanza da chi? Da x con 0 però, la distanza in arrivo è minore di epsilon. Poi la funzione si dice continua quando è continua ogni punto. Invece quando è che si dice uniformemente continua? Quando ogni volta che hai una coppia dei punti, diciamo per ogni epsilon, esiste un delta, tale che se la distanza in partenza è minore di delta, qualunque sia la coppia di punti, la distanza in arrivo di f di x da f di y deve essere minore di epsilon. Allora, una delle due implicazioni è vera in maniera ovvia: o una funzione uniformemente continua è continua, o una funzione continua è uniformemente continua. Qual è quella ovvia? Se è uniformemente continua, è continua. Cioè, questo deve valere sempre. Allora, se ci metto x con 0,
se la distanza di x da x con 0 è minore al posto di y, se la cosa ne ricavo? Che se la distanza di x da x con 0 è minore di delta, la distanza di f di x da f di x con 0 è minore di epsilon, cioè quello che mi serviva. Poi x con 0 è fissato, no, è arbitrario, quindi la funzione è automatica, se è uniformemente continua, è automaticamente continua e lo è in tutti i punti. Quindi fc implica f continua. Se è uniformemente continua, è continua. Che significa? Che significa? Perché si chiama uniformemente continua? Perché questo delta qui è un delta che dipende solo da x. Perciò si chiama uniformemente continua. È come se il delta dipende sì da y, ma rispetto a x con 0 è uniforme. Cioè, cambio x con 0 va bene sempre lo stesso delta. Perciò si chiama uniformemente continua. Chiaro che è meglio che continua. Allora, quello che vogliamo sapere è se vale il viceversa. In generale, il viceversa non vale. Ok? Allora, prendiamo il caso di una funzione da R in R. F da R in R. Allora, quando diciamo da R in R, quale distanza ci mettiamo? Su R la distanza euclidea, quella solida. È uniformemente continua se solo se per ogni epsilon maggiore di 0 esiste un delta maggiore di 0 tale che se x meno y, invece di mettere la distanza mettiamo il valore assoluto della differenza, perché la distanza in R è questa, la distanza euclidea, in minore di delta implica la diciamo il valore assoluto di f di x meno f di y minore. Allora, andiamo a vedere quando non è uniformemente continuo. F da R in R non è uniformemente continua se e solo se, allora questo era per definizione e questo pure, cioè cosa dovete fare? Dovete negare quella di sopra. Come si fa a negare? Vi ricordate? Allora, esiste un epsilon maggiore di 0 tale che per ogni delta maggiore di 0 esistono due punti che chiamo x delta e y delta, tali che x delta meno y delta è minore di delta e contemporaneamente f di x meno f di x, f di x delta meno f di y delta è maggiore di o uguale di epsilon. Questa è la negazione. Ogni volta che fisso un epsilon, diciamo esiste un epsilon per cui per qualunque delta trovo due punti più vicini di delta tali che allora diamo. Oh, questo qua vale anche se il dominio non è tutto, è tutto R, ma è qua ovviamente dovete mettere x, y, in E, qua, x, y, delta.
Adesso diamo subito due esempi. Diamo due esempi di funzioni che non sono uniformemente contenute. Esempio 1. F di x uguale x quadro. X appartenente a F. Il dominio è tutto F. Questo è chiaramente continuo, no? X è continua, anzi vedremo poi che x è ellipsiziana, quindi è, meglio, è pure uniformemente continua. Ma x per x, cioè x quadro, che è un prodotto di due funzioni continue, è continua, ma non è uniformemente continua. Allora, sia prendiamo epsilon uguale 1. Allora, prendiamo delta maggiore di 0. Prendo allora, delta è maggiore di 0, quindi 1 su delta si può fare. Allora prendo, questo è x delta, e poi y delta è uguale a 1 su delta più delta mezzo. Sono due punti, no? Stanno in F. Qual è la differenza? Quanto fa? Delta mezzi, no? Che è minore di delta. Cioè, allora tu c'hai x quadro, la funzione x quadro. Allora supponi che delta fosse un terzo. Allora io vado a x delta vale 3, questo è x un terzo, poi ci metto y un terzo. 3 più un terzo, anzi 3 più un sesto. Sono abbastanza vicini questi, sono più vicini di un terzo, certo, sono dista un sesto. Questo è proprio, qua non serviva però assoluto, no? Perché y delta l'ho preso più grande di x delta. Andiamo a fare le immagini. F di x delta quanto fa? Chi è la funzione? X quadro. X delta è uguale a 1 su delta, chi è l'immagine di 1 su delta? 1 su delta quadro. Chi ha l'immagine di y delta sarà un po' più grande, la funzione cresce, no? Devo fare stavolta il quadrato di 1 su delta più delta mezzo. Cioè 1 su delta quadro più delta quadro quarti più doppio prodotto quanto fa? Fa 1, che adesso quando vado a fare la differenza f di y delta meno f di x delta
Questo quanto fa? Fa 1 più delta quadro quarti, che è maggiore di 1, che è uguale a questo. Qua ci posso anche mettere parola assoluta, tanto è così. Quindi cosa ho scoperto? Guardate qua. Esiste un x, 1, tale che per ogni delta, delta l'ho fissato? No, è arbitrario, cioè, è semplicemente arbitrario positivo. Per ogni delta trovo x delta, chi è x delta? 1 su delta, y delta, chi è y delta? 1 su delta più delta meno. Tale che sono vicini tra di loro, la distanza è minore di delta, ma la distanza delle immagini è maggiore di 1. Maggiore di 1, si vale. Sempre. Ah, se invece di delta un terzo prendo delta uguale un decimo, dove devo andare? Tra 10 e 10 più un ventesimo. Delta uguale un centesimo, tra 100 e 100 più 1 su 200. Anzi, più vado avanti, più delta è piccolo, più i punti sono vicini. Sono sempre più vicini di delta. Ma la distanza tra le immagini è sempre almeno. Quindi questa funzione non è uniformemente. Adesso diamo un altro esempio. Vediamo, questo non lo voglio cancellare. Diamo un altro esempio e poi facciamo pausa. Anzi, diamo altri due esempi. Il terzo, vabbè, il secondo è molto simile al secondo, quindi il terzo sarà una questione di un minuto. Esempio 2, f di x uguale segno di x per x appartenente a r meno 0. Allora, questa qua, siccome ci ho tolto lo 0, fatemelo scrivere, il dominio è ir meno 0, è una funzione continua. Questa qua, il punto di discontinuità era 0, limite sinistro fa meno 1, limite destro fa 1, valore in 0 fa 0. Però se non la definisco in 0, vi ricordate, fino a che non la definisco in 0, questo è continuo. F appartiene a C0 di R-0 di E. Però uno dice sì, però questa non è continua, nel senso che i limiti là continuano ad essere diversi, quindi io se ce la voglio mettere il valore della funzione del punto, qualunque valore metta, e come si fa a capire questo? F non è uniformemente continuo. F non è uniformemente continuo su. Allora, è banale. Prendo epsilon uguale 1, poi dico sia delta maggiore di 0. Prendo x delta uguale meno delta terzi e prendo y delta uguale delta terzi. Adesso quando vado a fare y delta meno x delta, con o senza valore assoluto fa 2 delta terzi, che è minore di delta.
qua, siccome è positivo, ci posso anche mettere però assoluto tanto andare meno. Ci siamo fino a qui? Però che succede? Succede che quando vado a fare f di y delta, questo fa 1, perché y delta è positivo e il valore del segno su y è positivo vale 1, mentre f di x delta vale meno 1 e la differenza fa 2, che è maggiore di epsilon, che vale 1. E quindi siamo di nuovo alla situazione precedente, cioè abbiamo trovato un epsilon 1 tale che per ogni delta io posso trovare punti più vicini di delta tale che le immagini sono più distanti di me. Allora adesso faccio il grafico e vi faccio capire che stavolta la situazione è un po' diversa. La situazione è diversa perché, allora, qual è il problema? Qui il problema, la funzione era continua là, però siccome io me ne posso andare verso più infinito e quando vado verso più infinito la pendenza di questa funzione aumenta, chi è la derivata di x quadro? 2x. Quindi che cosa succede? Che quando io voglio ottenere almeno uno di, un incremento almeno di 1, lo posso ottenere con un incremento della x minore di 1 minore di delta? Certo, basta che la derivata sia maggiore di 1 su delta. Allora, delta per 1 su delta fa 1. Questo è il senso, perché mi sono messo qua? Perché la derivata in questo punto è 2 delta e quando vado a fare l'incremento, l'incremento mi viene maggiore di 2 delta per delta mezzi che fa 1. Ok? Quindi questo però è dovuto al fatto, non è soltanto dovuto al fatto che la derivata possa andare a infinito, ma è dovuto al fatto che la derivata va a infinito, ma ho anche un dominio che è illimitato. Questo lo vedremo meglio dopo. Qui invece la situazione è diversa. La mia funzione ha valori meno 1 e 1. Se io li vedo separatamente, questa funzione è uniformemente continua. Cioè la funzione 1 è uniformemente continua, la funzione meno 1 è uniformemente continua. E perché? Perché la funzione non varia proprio, quando prende due punti delta f è sempre 0. Quindi è sempre minore di 0. Ma se prendo questi due valori e li prendo, vabbè, io lo dico, ma io separo, qua prendo questo per x maggiore di 0 e questo per x minore di 0. Però vedi che io qua i punti del dominio tra di loro li posso fare avvicinare. Se li posso fare avvicinare, siccome questo gap tra sinistra e destra è comunque fisso, è almeno 1, anzi è 2 in realtà, che cosa succede? Che io posso far avvicinare i punti quando mi pare, ottenendo una differenza tra quella della funzione maggiore di 1, e vuol dire che questa funzione non può essere uniformemente continua. Ok? Allora, c'è un teorema che io non dimostrerò, che dice che se voi avete una funzione uniformemente continua definita su un dominio E, questa si può prolungare su tutta la chiusura di E in maniera tale che sia ancora uniformemente continua. Chi è la chiusura di E? E era R meno 0. Quando andate a chiuderlo ci mancava solo 0 e c'è 2 di mezzo. Quindi se questa qua fosse stata uniformemente continua, grazie a quell'altro teorema potevamo anche risparmiarci questo ragionamento. Perché? Questa qua si può prolungare con continuità in 0? No, perché il limite a destra fa meno 1, il limite a sinistra fa 1, quindi questa qua appena ci vado a mettere il valore in 0 diventa discontinua. Ma c'è un teorema che mi dice che se una funzione è uniformemente continua io la posso prolungare mantenendo non solo la continuità ma l'uniforme continuità.
e quindi questa qua sicuramente non è uniformemente condita. Capite? Il ragionamento è un po' azzicocolato, però funziona. Però noi non abbiamo bisogno di dimostrare quel teorema, eccetera, perché noi abbiamo dimostrato direttamente che questa non è uniformemente condita. Qua qual è il problema? Il problema è che il dominio della mia funzione è aperto. Cioè la funzione è uniformemente continua di qua, uniformemente continua di là, ma qua c'è un punto della chiusura del dominio al quale mi posso avvicinare sia da destra che da sinistra. Ok? Ok, pausa.